Cari telespettatori, ben trovati, siete collegati con il campo Falco di Albino, dove si sta per disputare la sfida tra Albino Gandino e Colognese. È il big match della sesta giornata all'andata del girone C di promozione. Albino Gandino, dopo la retrocessione dello scorso anno, è partita rinnovata e con nuove ambizioni. Inizio di stagione positivo per gli albinesi, anche se domenica è arrivata la sconfitta 2-1 con la Trezzanese, riscatto pronto in Coppa Lombardia in settimana, oggi obbligo per i padroni di casa dare continuità di prestazioni di risultato per rimanere in scia alla capolista Val Calepio. Non sarà chiaramente facile, perché dalla parte opposta la Colognese, anche lei partita con ottime ambizioni, anche lei partita in maniera positiva, domenica ha battuto 3-1 il Seriate, oggi vorrà confermarsi per rimanere nelle zone nobili della classifica. Passo subito a leggervi le formazioni: Albino Gandino con 1 Tanghetti, 2 Pedizzoli, 3 Piccini, 4 Carrara, 5 Pellegrinelli, 6 Zenucchi, 7 Benzoni, 8 Crotti, 9 Adiansi, 10 Ongaro, 11 Rega. Il mister è Roberto Radici. Risponde alla parte opposta la Colognese con 1 Genova, 2 Lancini, 3 Verga, 4 Carissimi, 5 Passoni, 6 Santinelli, 7 Minelli, 8 Sirtoli, 9 Longaretti, 10 Serafini, 11 Alloni. Il mister è Walter Martinelli. L'arbitro del match è il signore Ganim della sezione di Saronno. Squadre schierate, pronte ad iniziare la sfida. Con l'Albino Gandino in maglia gialla che attaccherà dalla sinistra, a destra i vostri schermi, risponderà in maglia bianca dalla parte opposta la Colognese. Partiti con il primo possesso per l'Albino Gandino, recuperato facilmente con le mani da Genova. Approfitto di queste prime battute per leggervi anche la classifica che vede al comando il Val Calepio con 15, poi Albino Gandino a 10, Zingonia a 9, ha giocato ieri in anticipo, ha battuto 3-0 il Torre dei Roveri. Poi Aurora Seriate 8 con la Colognese, a 7 Basiano, Fiorente, Calvenzano e Trezzanese insieme al Cenate sotto, a 6 lo Zingonia, 5, scusate, lo Zingonia è salito a 9, poi a Gorle, Torre dei Rovi e Dalmè a 5. Azzano, Gavarnese e Pagazzanese chiudono a 4 punti. Altro duello in mezzo al campo vinto e poi di casa, che poi però non riescono a verticalizzare, e alla fine rimessa laterale che però sarà in favore dell'Albino Gandino, già battuta. Piccini imposta lui, Zenucchi apertura a sinistra per Rega, la sovrapposizione sulla corsia Mancina interessante, palla però facile per Genova, presa sicura del numero uno ospite. Come dicevamo in fase di presentazione, l'Albino Gandino dopo la scorsa stagione travagliatissima in eccellenza con la retrocessione, ultimo posto finale, è ripartita con tanti cambiamenti e con ambizioni importanti, confermato Radici in panchina, ma a fare il direttore è arrivato Magoni, non c'è più Bogazzi e soprattutto tanti cambiamenti all'interno della rosa. Albino Gandino che è partito in maniera molto positiva, pareggio all'esordio e poi 3 vittorie consecutive, è arrivata però la sconfitta settimana scorsa 2-1 in trasferta contro l'Olympic Trezzanese, sconfitta prontamente riscattata in settimana, turno di Coppa Italia in cui l'Albino Gandino ha eliminato il calcio di rigore il Torre dei Roveri, salendo alla sfida secca successiva. Albino Gandino che ovviamente vuole cercare di ritornare in eccellenza il prima possibile, e per far ciò cercherà di tenere accesi entrambi gli obiettivi, sia Coppa che campionato. Lo avete sentito dalla classifica, a meno 5 in campionato, anche perché il Val Calepio fin qui non ha mai sbagliato, 5 vittorie in altrettante partite. Albino Gandino che però appunto, oltre a inseguire il Val Calepio, è in corsa anche in Coppa, cammino chiaramente che è soltanto all'inizio, cammino ancora molto molto lungo. Albino Gandino che però oggi dovrà dare subito risposte importanti alla sconfitta in campionato di settimana scorsa, sia sul piano della prestazione che del risultato, appunto per non permettere alla
formazione del Prato di scappare in vetta alla classifica, già un margine importante di 5 punti. Campionato di promozione che si preannunciava molto molto equilibrato, molto livellato verso l'alto, oltre a Valcaleppi e Albino Gandino, formazione di primo piano. Anche la Fiorente Colognola ha costruito una squadra di livello assoluto in estate con 4 ex proprio dell'Albino Gandino. Lo Zingonia, anche lui partito con inversioni importanti, e Lazzano, la Pagazzanese, che al momento sono in fondo alla graduatoria. Ricordiamo che lo scorso anno hanno fatto i playoff e sono certamente formazioni che vogliono risalire. Insomma, questo a confermare il livello notevole del girone C di promozione. Attenzione, qui adesso la palla in profondità, la insegue Longaretti, ma l'ex attaccante di Forza Costanza e Scanzo non riesce a mantenere il pallone sul terreno di gioco. Si ripartirà con il rivolo a fondo per l'Albino Gandino. Piccini, 4-8 sul cronometro, sempre 0-0, ancora fase di studio. Tommaso Carrara, l'altro centrale, il filtrante a cercare Adiansi, anticipato, poi c'è i duelli in mezzo al campo con Zenucchi che mette ordine. Un po' timido qui nel controllo Crotti, in gol settimana scorsa, e poi il filtrante con l'uscita di Tanghetti, ma era tutto fermo. Bandierina alzata del collaboratore del direttore di gara. Si ripartirà con il pallone in favore dei seriani. Abbiamo detto nel pre-match, si è partito con grande ambizione l'Albino Gandino, non è certamente da meno la Colognese, da diversi anni ormai protagonista in questo girone. Mentre torniamo in cronaca, perché Benzoni attacca la destra, Benzoni cerca lo spunto fino in fondo, tra Versone, Genova non perfetto, la palla resta lì e alla fine è ancora Benzoni a dare la conclusione. Blocca senza difficoltà stavolta il numero uno della Colognese. Dicevamo, ospiti che da diversi anni resta un ruolo da protagonista in questo girone. 2 anni fa, quando la Padonghese vinse, la Colognese arrivò subito a ridosso della squadra di Pralunga e del San Pellegrino al terzo posto. Uno scorso meno brillante, ma comunque a ridosso dei playoff. Quest'anno alcuni innesti di rilievo, cambiamenti anche in dirigenza con l'arrivo di Maurizio Epis a fare il direttore sportivo, e in panchina con l'arrivo di Walter Martinelli a fare da mister. Rosa rinforzata e obiettivi ancora più alti per gli ospiti, che sono partiti comunque in maniera positiva con 2 vittorie e 2 pari nelle prime 5 partite, la sola sconfitta contro la capolista Valcalepio. Colognese che settimana scorsa ha battuto 3-1 il Seriate. Colognese che ovviamente vuole dare continuità anche nel big match odierno per cercare di rimanere nelle zone alte della classifica, per non staccarsi. Adesso alto traversone interessante, palla messa fuori da Zenucchi, poi Adiansi non riesce a tenerla. Si ripartirà con l'out in favore della Colognese. 6-41 sul cronometro, ancora 0-0, fase ovviamente di studio, ma ritmi subito alti fin dalle prime battute. Passoni poi sulla corsia di sinistra ha provato a sfondare Sirtoli, contenuto, out in favore degli ospiti. Buona cornice di pubblico in tribuna. Colognese e Albino Gandino che hanno sempre un seguito importante, confermato anche quest'oggi. Colognese che attenzione qui all'incornata da parte di Alloni, blocca però senza difficoltà Tanghetti. Siamo usati dalla parte opposta con Adiansi che però non può inseguire il pallone, con Genova che lo recupera facilmente. Diciamo Colognese che ha un passato importante anche in Serie D, vuole ritornare ai fasti del passato il team di Cologno al serio. Albino Gandino che ha una storia molto molto più giovane, ma Albino Gandino che è nato nel 2014, al primo anno in promozione è subito salito in eccellenza, lì
è rimasto fino allo scorso anno. L'obiettivo, l'abbiamo già detto, dichiarato, quello di tornare al più presto nella categoria superiore, dove ci sono altre tre seriane. La Juventus Spada Longhese, la Falco, salita lo scorso anno, che sta incontrando difficoltà in questo avvio di stagione, un solo punto raccolto fin qui, e la Virtovese, che ha giocato in anticipo ieri, ha battuto 3-0 la Forza Costanza a Martinengo, colpo importante per il team di Vertova. Insomma, la Bino Gagnino che vuole tornare lì, vuole tornare a giocarsi l'eccellenza, e l'avvio di questa stagione l'ha confermato con risultati importanti. Adesso Zenucchi si appoggia alle spalle per Rega, uno contro uno con Daniele Serafini, giro palla nello stretto a Diansi, poi sbaglia l'apertura il numero 9, alla fine palla recuperata dalla Colognese. La discesa da parte di Passoni, contenuto, allora ricomincia Verga, anche lui in verticale, finisce per consegnare il pallone a Davide Benzoni, autore di un gol straordinario nel derby contro la Gavarnese, 1-0 per l'Albino Gandino, firmato appunto da Benzoni, un missile all'incrocio dei pali nel finale di gara, aveva regalato tre punti pesantissimi al team di Roberto Radici. Adesso attenzione alla palla dentro l'area con Ongaro, che però non riesce a stoppare, si ripartirà con il rinvio dal fondo per la Colognese. 9.54 sul cronometro, sempre 0-0. Al rinvio Genova, non al meglio Flaccadori, il titolare della Colognese, ex tra le altre di Ghisalbese e Cenate sotto, l'anno scorso al Cenate, grandissimo protagonista con il campionato di prima vinto, grazie anche ai suoi interventi. Flaccadori, che è passato in estate appunto alla Colognese, certamente portiere di livello anche per la promozione, non al meglio quest'oggi, si accomoda in panca e quindi chance da titolare per il suo vice. Genova è out in favore adesso del team ospite. Palla direttamente dentro l'area, attenzione al duello con Benzoni, che pulisce il disimpegno sbagliando però l'apertura, regalando di fatto la rimessa alla Colognese. Altra palla in profondità, stavolta vantaggio netto da parte di Tommaso Carrara. Lui e Piccini, due acquisti estivi, rappresentano certamente una coppia difensiva di livello assoluto, lo sarebbero anche in categoria superiore. Piccini, ex professionista, giocatore di caratura elevatissima. Tommaso Carrara invece già stato all'Albino Gandino, per lui esperienze anche alla Virtovese, anche alla Pradalunghese, tornato in estate appunto per dare solidità alla retroguardia. Loro due ovviamente garantiscono una tenuta difensiva notevole. Adesso va a scalare e a mettere fuori Pellizzoli, possesso ancora Colognese con Sirtoli che cerca il destro a giro, palla però sballata, palla lontanissima dallo specchio, difeso da Tanghetti. Abbiamo presentato i due portieri, Genova e Flaccadori della Colognese. Per l'Albino Gandino invece Tanghetti, anche lui cavallo di ritorno, anche lui con un passato all'Albino Gandino, esperienze diverse negli ultimi anni per il numero uno della formazione di Roberto Radici, anche tra le altre alla Fiorente Colognola, tornato appunto in estate. E lui il titolare, il vice invece è Nicolò Feltri, ex Virtovese, ex Falco, ex Gandinese. Due portieri certamente
di buon livello per l'Albino Gandino, anche se fino ad ora in campionato Radice ha scelto sempre Tanghetti, Feltri rappresenta comunque una buonissima alternativa, mentre adesso l'out da destra è ancora in favore della Colognese. Questa fase va a spingere il team di Martinelli. Passoni, apertura perfetta per Verga, ha raddoppiato, alla fine va a commettere fallo il numero 3 in maniera evidente ai danni di Pellizzoli. Calcio di punizione in favore dell'Albino Gandino, ricordiamo come sempre da questa stagione due giovani della regola obbligatoriamente sempre in campo, pena sconfitta a tavolino, non più tre come negli ultimi anni. Questo deciso dal comitato regionale, quindi in eccellenza in promozione, sempre in campo un 2003 e un 2004, mentre dalla prima in giù regola tolta, quindi i mister possono scegliere senza alcun vincolo. Albino Gandino che oggi è in campo con ben tre giovani, perché oltre al 2003 Zenucchi e al 2004 Benzoni c'è anche il 2005 Pellizzoli, mentre la Colognese ne schiera i due canonici, il 2003 Carissimi e il 2004 Minelli. Adesso out in favore dell'Albino Gandino con Zenucchi anticipato, ancora spinta alla sinistra che però non sfonda, e quindi out, anche se sarà ancora in favore dei padroni di casa. Adiansi fa movimento dentro l'area, va a proteggere palla, Adiansi la mette subito, fa muro Santinelli, il possesso però è ancora Albino Gandino. Carrara versa la smetagliata di Mancino, lui che oltre ad essere un gran difensore ha anche un buonissimo piede, qui va a guadagnarsi l'out dalla corsia di destra. 15-10 sul cronometro, Albino Gandino che spinge con Ongaro, non passa il suo pallone, allora può ripartire con Passoni la Colognese, apertura per Longaretti, fuori gioco di partenza del numero 9 e quindi calcio di punizione per il padre di casa. Fin qui non ci sono state grosse emozioni, ma match subito a buoni ritmi, due squadre si affrontano a viso aperto, entrambe cercano di superarsi. Adesso a far girare palla c'è Zenucchi, 2003, molto giovane, ma come Benzoni il 2004 con esperienza già nelle sue stagioni in eccellenza, anagraficamente fanno ancora parte della regola ma hanno già appunto esperienza in categoria, anche in categorie superiori. Carrara poi a mettere ordine in mezzo al campo, Mattia Crotti in gol settimana scorsa, gol che però come detto non ha permesso all'Albino Gandino di evitare la sconfitta 2-1 in trasferta contro l'Olympic Trezzanese. Adesso out per la formazione di Cologno al serio, alta palla sopra per Longaretti, sbaglia l'appoggio, l'ex attaccante di scanso e forza e costanza, certamente giocatore importante, capace di fare movimento, capace di proteggere palla ma anche di incidere in zona gol. Qui appoggio sbagliato però da parte sua e out stavolta in favore della Cognese. L'ultimo tocco è di Ferdinando Rega, a proposito di cavalli di ritorno all'Albino Gandino, lui certamente è tra questi, giocatore di grande spessore, tecnico e veloce, con un passato anche al Val Calepio, poi le ultime stagioni alla Juventus Spada Lunghese, mentre qui Genova rischia tantissimo mandando a vuoto comunque a Dianci e rinviando, diciamo Rega grande protagonista in eccellenza con la Pallalunghese nell'ultima stagione, tanti gol pesanti, poi però il trasferimento in estate, il ritorno all'Albino Gandino, certamente uno dei rinforzi principali del team di Roberto Radici, che con l'arrivo del nuovo DS Magoni, abbiamo detto, ha operato in maniera molto molto attiva sul mercato. Bogazzi dopo tanti anni ha lasciato il ruolo di direttore generale, di fatto con lui era partito l'Albino Gandino, con il presidente Gotti, con l'allenatore Roberto Radici,
presidenza di Gotti sempre stabile, come la panchina di Roberto Radice, invece appunto cambiato il direttore generale. Bogazzi ha fatto una scelta impegnandosi in un altro sport, nel padel, altra iniziativa insomma per lui. Ha lasciato appunto il ruolo nell'Albino Grandino, ricoperto adesso da Magoni, in passato anche DS della Forza Costanza e anche mister della Falco. Si è mosso bene appunto sul mercato insieme a Radici per costruire una rosa molto molto competitiva che potesse rispondere all'attesa dei tifosi di Albino, che potesse lottare subito per il ritorno nella categoria superiore. 18:42 sul cronometro, sempre 0-0, è pronto al rinvio Tanghetti. Albino Grandino schierato con il 4-3-3 davanti a Tanghetti, a destra Pellizzoli, a sinistra Pellegrinelli, poi centrali già presentati Piccini e Carrara, davanti alla difesa Ongaro affiancato da Crotti e Zenucchi, e poi davanti il tridente con Adiansi a fare da centravanti, Rega a sinistra e Benzoni a destra. Abbiamo detto del ritorno in estate di Rega, abbiamo detto di Benzoni, già protagonista lo scorso anno, il caso 2004, e in gol nell'Erbi con la Gavarnese. Il tridente è completato da un altro giocatore di notevole spessore, di Marcello Adiansi, ex tra le altre del Mappello, in cui ha giocato tanti anni in categoria superiore. Adiansi che non viene impiegato però questa stagione, e soprattutto in particolare nel match odierno, da esterno sinistro dove spesso abbiamo visto giocare, ma da centravanti puro. Fin qui sta ripagando, e come, la fiducia di Albino Grandino, si sta confermando ad altissimi livelli, tante prestazioni importanti per lui e tanti gol fino ad ora, anche quest'oggi appunto a completare il terzetto offensivo di Roberto Radice. Adesso però punizione colognese, palla profonda con Carrara che lascia scorrere, con Tanghetti che esce senza alcuna difficoltà, fa ripartire i suoi. Crotti, Benzoni, salta secco l'uomo, gran giocata di Benzoni, palla sulla linea e poi fallo da parte di Verga, fa giocare il direttore di gara per il vantaggio. Attenzione a Rega, controllo all'altezza delle sue qualità, va anche a terra, forse un contatto con Carissimi, ma contatto troppo leggero per essere sanzionato con la massima punizione. Giusto, a nostro modo di vedere, decisione del signor Gani di Saronno, abito del Mesca, ha lasciato proseguire. Si ripartirà con il rinvio dal fondo di Genova, 21:08 sul cronometro, sempre 0-0. Appoggio sbagliato da parte di Pellizzoli dal terzino destro, classe 2005, e out che sarà in favore della colognese. Va con le mani Verga, palla prolungata da parte di Minelli, è stato però il tocco di Piccini e quindi ci sarà un altro out dalla corsia di sinistra. Ancora una volta con le mani Verga, palla profonda a cercare Longaretti, contenuto, poi partire l'Albino Grandino. Ongaro riesce a qualcosa sull'attacco di Serafini, riesce però a scaricare per Tommaso Carrara, lui a rinvio. Rega, rimpallo lo aiuta Adiansi, serie di batti e ribatti, alla fine l'out è in favore dell'Albino Grandino, che rimette palla subito sopra, chiude però bene Lanzini, rimpallo lo sfavorisce ancora, alla fine libera su Longaretti la colognese. Sirtoli, Verga attaccato, stavolta lui a saltare secco Benzoni. Passoni, appoggio sbagliato, Carrara chiude, messo sulla Longaretti, calcio di punizione. Dobbiamo dire che al 4-3-3 di Radici Walter Martinelli
risponde con un modulo speculare. Davanti a Genova i due centrali sono Lanzini e Santinelli, con Carissimi a destra e Verga a sinistra a fare da volante. Davanti alla difesa c'è Daniele Serafini, affiancato da Passoni e Alloni, e poi il tridente con Longaretti a fare da punto di riferimento centrale, con i suoi lati Sirtoli e il giovane classe 2004 Minelli. Attenzione però a Carrara ancora a terra, non sappiamo se ancora per la botta rimediata in precedenza. Sanitari in campo per il numero 4, lo ricordiamo appunto, ex pradalunghese e vertovese, oltre che con un passato anche all'Albino Gandino, giocatore di notevole esperienza, grande forza fisica, ma l'avete visto, anche buon mancino quando in posta. Ovviamente Radice osserva con grande attenzione la situazione, spera non dover effettuare sostituzioni obbligate. Al momento nessun giocatore a fare riscaldamento per l'Albino Gandino. Radice attende ancora qualche secondo, ci auguriamo ovviamente sia solo una botta per Carrara, zoppicante, ci auguriamo chiaramente possa riprendere presto il suo posto sul terreno di gioco. Adesso out in favore della Colognese, che sportivamente va a restituire il pallone all'Albino Gandino. Abbiamo parlato dei portieri, abbiamo parlato anche della coppia difensiva dell'Albino Gandino, coppia difensiva che è sicuramente importante anche quella della Colognese, con Santinelli il numero 6, che non è più giovanissimo ma giocatore di esperienza notevolissima nel nostro calcio, ha giocato in categorie superiori, ha giocato tanti anni alla Grumellese, certamente uno dei punti di forza della Colognese, come l'alto centrale Lanzini, lui che ha un passato alla Telgate, anche lui certamente giocatore di notevole spessore. Adesso attenzione però all'Albino Gandino con Rega, uno contro uno, duello tra numero 11, Alloni chiude, allora riparte da Pellegrinelli, l'Albino Gandino, ottimo lo scambio con Rega, non arriva la palla dentro l'area, Alloni chiude, out in favore dell'Albino Gandino, mette Carrara, fortunatamente non è grave per lui, ha già preso il suo posto in difesa. 25 e 58 sul cronometro, sempre 0-0, match a buoni ritmi con buone trame, anche se fin qui occasioni da gol non ne abbiamo viste, le due squadre si stanno annullando. Sintetico del campo Falco, che è sempre in ottime condizioni, dimensioni non ampissime e spazio all'esterno praticamente nullo, fa sì che la palla sia praticamente sempre in gioco, si riprende subito, i ritmi siano elevati, indubbiamente si va quasi sempre forte. Albino Gandino, che nel corso della sua storia ha fatto del proprio campo il fortino dove ha costruito tante tante imprese. Tommaso Carrara in posta, lui perfettamente ristabilito col mancino morbido per Rega, bandierina alzata del guardaline, fuori gioco da parte dell'ex attaccante della pradalunghese, punizione in favore della Colognese. Pronto al rinvio Genova, palla profonda dove va a chiudere Pizzini, e poi in maniera fallosa Tommaso Carrara ha provato a continuare, ma sembra davvero in questi minuti un po' in difficoltà il centrale difensivo dell'Albino Gandino. Anche qui intervento in ritardo, rientra in area zoppicando, adesso si è mandato un giocatore a fare riscaldamento, Roberto Radici, probabilmente dovrà effettuare il primo cambio obbligato, mentre dalla parte opposta Martinelli, arrivato in estate sulla panchina della Colognese,
dà indicazioni ai suoi, anche a gioco fermo ne approfitta, ricordiamo, insieme a lui è arrivato anche il DS Maurizio Epis, ex direttore sportivo tra le altre della Ghisa Albese e della Lemini Almenno. Dopo due stagioni straordinarie all'Almenno San Salvatore, l'arrivo appunto in estate qui alla Colognese con obiettivi importanti, attenzione alla palla dentro l'area, alla fine l'Albino Grandino seppur con qualche difficoltà riesce a liberare ancora Colognese, altra palla dentro l'area, palla che però termina abbondantemente sopra la traversa, si partirà con il rinvio da fondo per l'Albino Grandino, dicevamo Colognese è ripartita con tanti cambi ma con ambizione. Colognese che gioca al centro sportivo Facchetti, centro sportivo bellissimo dove lo scorso anno giocava le proprie sfide interne anche la Vertovese. Adesso palla per Rega, prova a passare contenuto però da Carissimi, si ripartirà con l'out in favore della Colognese ma palla non gestita al meglio e quindi rimessa in favore dell'Albino Grandino stavolta, palla sopra, duello con Lancini che non riesce a recuperare il possesso, Adiansi si è visto poco fin qui, cerca di liberare il suo destro, palla contenuta e poi arriva il gran gol dell'Albino Grandino, porta la firma di Crotti, seconda rete consecutiva per lui in gol anche settimana scorsa, colpisce anche quest'oggi alla prima occasione, Albino Grandino che passa, la firma è quella di Mattia Crotti. Esatti sul cronometro, Albino Grandino alla prima occasione ha colpito su un tiro di Adiansi non irresistibile, palla rimpallata, è finita sul piede di Crotti che è molto molto caldo, destro a giro imparabile per Genova e vantaggio per i padroni di casa. Adesso vedremo come gestirà il match l'Albino Grandino, se insisterà oppure gestirà maggiormente il possesso, vedremo come risponderà la Colognese che fin qui aveva giocato ad armi pari e al primo errore è stata punita la squadra di Cologno al serio. Out in favore adesso sì degli ospiti con Carissimi pronto a rimettere in gioco, chiude però l'Albino Grandino che prova a ripartire, Zenucchi, Ongaro nel traffico a proposito di ex prodotti del settore giovanile dell'Albino Grandino, c'è anche lui Ongaro, sempre giocato praticamente con questa maglia, tanti anni per lui di esperienza nonostante sia ancora molto giovane. Ongaro confermatissimo in estate, uno dei pochi rimasti dopo la stagione scorsa, molto molto complicata. Attenzione adesso però alla Colognese dentro l'area, si è inserito bene il 2004 Minelli, ha chiuso però in uscita Tanghetti. Adesso Piccini si appoggia ancora proprio portiere, passato alto il tridente offensivo della Colognese con Lungaretti che arriva a forzare la giocata al numero uno di casa ma con alle sue spalle anche Minelli e Sirtoli che erano salite da manforte nel pressing. Adesso Daniele Serafini a proposito di ex Pradalunghese, c'è anche lui in tre fratelli Serafini che hanno giocato ad ottimi livelli nel, e giocano ancora ad ottimi livelli nel nostro calcio, il fratello Albino anche lui ex Vertovese, motorino di centrocampo capace di inserirsi, di essere incisivo anche in zona gol, mentre Daniele anche lui centrocampista, quattro anni di differenza, Albino è un 86, Daniele è un 90,
ma anche caratteristiche diverse, mentre Albino è un giocatore con più corsa, Daniele magari meno vivacità ma più piede, giocatore più di costruzione palla a terra, certamente due ottimi giocatori. Daniele, come abbiamo già ricordato, passato anche tra le altre dalla Prada Lunghese e adesso in forza alla Colognese. Palla profonda su Rega che cerca di duellare e vai a poi però a commettere fallo in maniera evidente. 33-38 sul cronometro, calcio di punizione Colognese, ma il vantaggio è dell'Albino Grandino, firmato con un destro a giro molto molto bello di Mattia Crotti. E adesso direttore di gara che va a riprendere Santinelli per qualche protesta di troppo da parte del numero 6 dell'ex centrale difensivo della Grumellese. Il rinvio di Genova adesso non ha avuto compiti interventi significativi, come dall'altra parte Tanghetti sul gol, nulla ha potuto, destro imparabile da parte di Crotti, destro che si è spento all'incrocio dei pali per il preziosissimo vantaggio costruito dai padroni di casa che dopo la sconfitta con la Trezzanese vogliono tornare a vincere. Colognese che vuole rispondere, però Colognese che arriva da una vittoria preziosissima contro l'Aurora Seriate, anche lei partita molto bene ma sconfitta appunto domenica scorsa 3-1 proprio dalla squadra di Colonia Serio. Attenzione a Sirtoli, persa al destro, alla fine però la conclusione è strozzata, Tanghetti la recupera senza alcuna difficoltà. Vediamo che nel frattempo Carrara continua a rimanere in campo, vedremo se avrà recuperato davvero al 100%, se invece cerca di resistere in attesa del cambio. Roberto Radice continua a fare scaldare un uomo, non vediamo da qui di chi si tratta, potrebbe essere il numero 13 Eric Caccia, anche lui difensore, anche lui confermato all'Albino Grandino dopo le scorse stagioni. Qui va a pressare Longaretti, va a bloccare in via di Carrara la rimessa, ovviamente ancora dei gialli di casa nel big match di questa sesta giornata del girone C di promozione. Girone C, come avevo detto, molto molto equilibrato con squadre di altissimo livello, con il Val Caleppio che però fin qui sta volando, 5 vittorie su 5 in testa con 5 punti di vantaggio sulla Bino Grandino, secondo a 10, l'avete sentito ovviamente nella lettura della classifica. A inizio match Tanghetti di prima apre bene per Benzoni, sovrastato di testa da Verga, volevano l'out in loro favore gli ospiti, protesta Verga, il direttore di gara però ha segnato l'out in favore dell'Albino Grandino. In tribuna, tra le varie presenze, anche alcune lette da voi, anche alcuni colleghi, il cameraman Gian Lorenzo Belotti, storico cameraman del nostro calcio, per tanti anni ha ripreso con lei, con i commenti di Gidio Mismetti, le partite dell'Albino Grandino, della Vertovese e di tante altre squadre. Hanno fatto anche l'Albino Leffe, anche l'Alzano Cene, insomma lunghissima carriera da commentatori e da cameraman per loro. Belotti che da qualche anno non riprende più, ma è comunque qui a vedere l'Albino Grandino, e con lui Franchi Gualdi, storico team manager della Vertovese, da quest'anno sostituito da Albino Trapletti in quel ruolo. Albino Trapletti direttore sportivo nelle ultime stagioni proprio della Colognese. Adesso se ribatti e ribatti con Daniele Serafini che mette palla sopra per Longaretti, prova a tenerla il numero 9, lo fa in maniera fallosa secondo il direttore di gara, punizione Albino Grandino. Altra palla sopra per Rega, non è brillante fin qui il suo match, il terzetto offensivo dell'Albino Grandino si è visto poco, come l'altra parte, però si è visto poco anche il terzetto offensivo della Colognese. Fin qui il 4-3-3
a specchio delle due formazioni, si è annullato. L'unica emozione è stata quella del gol firmato da Crotti al trentesimo. Poi tanta intensità, tanto agonismo, ma pochissime emozioni con la tattica che fin qui sta prevalendo. I ritmi sono buoni, ma ripetiamo, palle gol non se ne sono viste. Prova adesso a rendersi pericolosa la Colognese, ma Labino Gandino difende bene, poi Rega va subito su Adiansi. Santinelli legge bene, mette fuori, sbaglia l'appoggio Crotti, l'autore del gol che fin qui sta decidendo la sfida. Ora può ripartire la Colognese. Carrara che chiude bene e libera, non sappiamo se abbia recuperato al 100%, ma certamente è comunque efficace. Daniele Serafini, Passoni, pensa all'apertura, non la effettua, e allora ancora Colognese. Controllo non perfetto da parte di Sirtoli, un po' di confusione, alla fine mette ordine Longaro. Zenucchi, Benzoni, originario dell'alta Valseriana, il numero 7, Trivela per Longaro, ancora Benzoni, non si chiude il triangolo, ma fallo subito da Longaro. Il primo giallo del match è per Lancini, commesso fallo, entrando in ritardo il centrale difensivo della Colognese. Annota il signor Ganim della sezione di Saronno il cartellino giallo estratto nei confronti di Lancini. Primo giallo in un match qui molto molto corretto, e punizione certamente la posizione interessante, anche perché da lì sono diverse le frecce all'arco dell'Albino Gandino. Sul pallone c'è Adiansi, ma anche Rega, uno che sui calci piazzati sa incidere, e come Rega, che da ex lo scorso anno andò in rete per la Pradalunghese nell'1-0 del derby d'andata. Decise proprio Rega, che adesso è tornato, come detto, ad indossare la maglia gialla dell'Albino Gandino. Sul pallone resta solo Adiansi, sarà lui a cercare di superare Genova. Barriera 4 disposta dal numero 1 ospite. Parte Adiansi, il suo destro e palla a un soffio dal palo, vicinissimo al raddoppio dell'Albino Gandino. Adiansi ha calciato come sa fare. Genova ha potuto soltanto osservare il pallone e sperare che finisse fuori. La palla è uscita di un soffio. Adesso fallo commesso da Albino Gandino, e Passoni che lascia la sfera a Santinelli. Morbido, profondo per Longaretti. Piccini non si fa sorprendere, la legge bene. E poi Pellizzoli, classe 2005, perfezione del disimpegno con la Dianci, che qui va a pressare con gran determinazione fino dalle parti di Genova. Colognese che però riesce a mantenere il possesso. Arriva sì il tocco da parte di Benzoni, ma l'out per la Colognese. Alto duello in mezzo al campo. Adesso livello dei contrasti si sta alzando. Grande determinazione di tutti i giocatori sulle palle contese nel cercare di conquistare il possesso. Alla fine la sfera termina dalle parti di Tanghetti. Quando mancano poco più di 3 minuti, più recupero alla fine del primo tempo, certamente non spettacolare, ma ricco di contenuti agonistici e tecnici. Le due squadre stanno confermando attrezzate per lottare in alto in questo campionato di promozione. Stanno confermando due squadre anche in salute. Adiansi, apertura che non arriva, e poi ripartenza Colognese. Chiaro che Colognese già fuori in Coppa Lombardia, non ha giocato in settimana per l'Albino Gandino. Il match è arrivato ai calci di rigore con il Torre dei Roveri. Match appunto poi vinto ai rigori, ha provocato un buon dispendio di energie per gli albinesi. Vedremo alla distanza se questo peserà, o se invece continueranno a tenere i buoni ritmi mostrati fin qui gli uomini di mister Roberto Radici. Adiansi, forse fallo i suoi danni, fa giocare il direttore di gara. Qui Piccini e Carrara non perfetti, ma comunque ancora efficaci.
Nel rinvio non è efficace, invece è proprio intervento Mattia Crotti, che stavolta va a commettere fallo in maniera evidente. Calcio di punizione colognese, prova a rispondere il team di mister Walter Martinelli. Ha tenuto bene in fase difensiva la squadra ospite fino a questo momento, di fatto un solo errore punito da Crotti, però davanti ha faticato e come ad incidere, di fatto fino ad ora non ha mai calciato verso la porta di Tanghetti, proverà a farlo adesso sul pallone Sirtoli e Minelli. Parte Sirtoli, palla messa fuori, attenzione da Serafini, il suo destro, Piccini mette la gamba a Diansi, libera di testa e poi apertura precisa per Alloni, uno contro uno dentro l'area, Alloni fino in fondo, centra sul volto Pelliccioli, botta per il numero 2, ma certamente intervento importante che mette il pallone in corner. Adesso però la colognese ha aumentato il livello del proprio forcing, ha alzato il baricentro, Albinondino che prova a reggere, prova a conservare il vantaggio. Sirtoli, finta di corpo per liberare il destro, però è un passaggio, blocca facilmente Tanghetti. Tanghetti che mette palla fuori per permettere di verificare le condizioni del numero 8 Luca Sirtoli, giocatore di gran rapidità e di buona tecnica, l'avete visto anche in questo avvio, anche se fin qui non è riuscito con il giovane classe 2004 Minelli a innescare Longaretti. Sono mossi molto i tre davanti della colognese senza però riuscire a scalfire fin qui la tenuta difensiva del Binogandino. Fino ad ora molto bene non solo i due centrali ma anche i due giovani esterni, Pelliccioli e Pellegrinelli, stanno dando solidità alla retroguardia A4 di Roberto Radici. Carrara, lancio perfetto e ottimo anche l'aggancio di Benzoni, attenzione uno contro uno, Benzoni va via, la mette dentro bene con Genova che libera e con Rega che ribadisce in gol. Certamente non impeccabile qui Genova, il traversone da parte di Benzoni non pareva irresistibile, Genova ha respinto a mano aperta la palla, raccolta la Rega, piattone secco da parte del numero 11, raddoppio dell'Albino Grandino in pieno recupero, arriva anche il fischio del direttore di gara, 2-0 appena prima dell'intervallo, firmato la Rega, Albino Grandino che va certamente negli spogliatoi con un doppio vantaggio pesante. Colognese che pur giocandosela alla pari è stata pulita sugli unici due errori commessi. Per i primi 45 dal campo falco di Albino è tutto, appuntamento alla dopo l'intervallo. Cari telespettatori, bentornati in collegamento dallo stadio Falco di Albino, sta per iniziare la ripresa del big match tra Albino Grandino e Colognese, è la sesta giornata del girone C di promozione, primo tempo che vede avanti 2-0 i padroni di casa, la sbloccata a Crotti con un magnifico destro a giro alla mezz'ora, ha raddoppiato Rega appena prima dell'intervallo su un'uscita imperfetta di Genova, l'ex attaccante della padronghese ha tralotto in rete di piatto destro, un raddoppio certamente pesante dell'Albino Grandino, squadre già schierate in campo con Albino Grandino in maglia gialla, attaccherà da destra, assiste ai vostri schemi, risponderà dalla parte opposta in maglia bianca la Colognese. Partiti in questa ripresa dopo un primo tempo equilibrato dove l'Albino Grandino ha concretizzato quasi al 100% le opportunità avute, prima Crotti ha raccolto una palla alla posizione interessante e ha realizzato un gran gol con un destro a giro, poi il raddoppio di Rega
cross alla destra di Benzoni, è uscito Genova respingendo la palla non in maniera efficace. Rega la raccolta depositandola in gol a Bino Gandino, che aveva avuto in mezzo alle due reti un'altra chance importante con una punizione calciata in maniera molto molto insidiosa da Adiansi, con la palla che era terminata a un soffio dal palo, con Lugnese che ha ribattuto colpo su colpo ma ha pagato. Attenzione qui a Rega dentro l'area, Rega contenuto, siamo con Lugnese che nel primo tempo ha ribattuto colpo su colpo ma ha pagato tutti gli errori commessi e soprattutto non è mai riuscita a creare occasioni da gol, non è mai riuscita a sfondare il muro dell'Albino Gandino. Rega, attenzione Rega, il destro rimpallato e poi subentra Zenucchi. Pellegrinelli, alto traversone dentro, attenzione a Benzoni che la raccoglie, Benzoni cerca il dribbling, poi alla fine la Colognese è libera, anche se va a commettere fallo Longaretti. Dicevamo quindi, l'uno nel primo tempo equilibrato, deciso però in maniera determinante da due episodi della Bino Gandino. Bino Gandino che nel secondo tempo dovrà gestire un doppio importantissimo vantaggio. Bino Gandino che abbiamo già visto è partito forte anche in questa ripresa. Il Colognese che chiaramente dovrà alzare il livello della propria pericolosità offensiva per riuscire a riaprire la sfida in questo secondo tempo. Squadra in campo ancora con gli stessi 11 che hanno iniziato il match. Carrara toccato duro nel primo tempo, sembrava non al meglio, in realtà è riuscito a proseguire, insomma aver recuperato al 100%, perché è ancora in campo a fianco di Piccini il numero 4, il capitano dell'Albino Gandino. E quindi Radici ha potuto tirare un sospiro di sollievo, nessun cambio obbligato e giocatori in panchina ancora fermi, nessuno dei due mister, armato qualcuno a fare riscaldamento, meglio un uomo adesso, Martinelli sì, l'ha fatto alzare dalla panchina. Ricordiamo che i 5 cambi, mettete qui Adiansi al lob, palla velenosa con Genova che non rischia e finisce per regalare il corner alla Bino Gandino. Dicevamo, 5 cambi a disposizione dei mister nel calcio statistico ormai da diversi anni, come nel calcio professionistico. La differenza fondamentale è che mentre nei professionisti bisogna questi cambi effettuare in 3 slot, nel calcio statistico non c'è limite, si possono effettuare anche 5 sostituzioni separate. Adesso prova a ripartire la Colognese, Longaretti morbido dalla parte opposta dove però arriva Passoni, Sirtoli, ancora Passoni, buona la trama in ripartenza della Colognese con il pallone a rimorchio che però non arriva, ha occupato ancora una volta bene gli spazi l'Albino Gandino che adesso riparte. Attenzione, Crotti è saltato secco da Daniele Serafini, squadre spaccate adesso, Crotti trova la verticale per Adiansi, si alza la bandiera del guardaline a segnalare l'offside, protesta da entrambe le parti, l'Albino Gandino non voleva il fuorigioco, pensava che Adiansi fosse in posizione regolare, la Colognese invece voleva il giallo per il numero 9 in quanto ha calciato a gioco fermo, direttore di gara però ha scontentato entrambe, ha dato il fuorigioco, non ha ammonito Adiansi. Genova al rinvio, poi di testa Pellegrinelli al 4:27, out per la Colognese. Genova che certamente sta dando meno sicurezza rispetto a quella che solitamente offre il titolare Flaccadori, soprattutto per lui errore importante in occasione del raddoppio con la respinta a mano aperta recapitato sui piedi di Rega che ha fatto il 2-0. Attenzione adesso al traversone totalmente sballato, si riparte con il rinvio dal fondo per Albino Gandino. Genova che per la verità non è parso impeccabile nemmeno nell'ultimo intervento, qui ha prolungato il pallone in corner. D'altra parte Genova che ha anche avuto poche occasioni in quanto titolare è Flaccadori, quindi non giocando spesso partite vere, è chiaro che questo possa essere un fattore poi da pagare quando si viene chiamati in causa come quest'oggi.
per il portiere della Colognese, adesso out dalla sinistra, ancora per l'Albino Gandino con le mani Pellegrinelli. Va a fare sportellate Rega e si appoggia ad Adiansi, adesso dalla parte opposta a Benzoni, rientra, attraversa il campo in orizzontale, torna da Pellegrinelli, arrembante questo video secondo tempo l'Albino Gandino che vuole cercare il 3-0 che chiuderebbe definitivamente la sfida. Cross di Rega però basso e respinto. Pellegrinelli, contrasto Longaretti, bravo qui a recuperare il possesso, pensa alla sventagliata, la effettua in maniera efficace per Sirtoli, ma è bravo a scalare il numero 8 che poi entra alla sinistra, palla interessante alla fine, Carrara libera, Colognese stavolta insidiosa dentro l'area. L'Albino Gandino però non si è fatto sorprendere, è riuscito a liberare su una ripartenza certamente interessante da parte degli ospiti che insistono. Passoni, Daniele Serafini, errore certamente insolito per un giocatore della sua capacità tecnica. Serafini oggi non brillantissimo fino a questo momento per il fratello di Albino. Nell'ultima stagione al San Paolo, penultima stagione scusate, al San Paolo d'Argon. Adesso da destra Rega non trova spazio perché è raddoppiato, allora possesso gestito con più calma le padrone di casa. Ancora Rega, Zenucchi, offside evidente da parte del 2003, con Rega che lo richiama e con il calcio di punizione che sarà per la Colognese al 7.34 di questo secondo tempo, sempre 2-0 Albino Gandino. Alto duello aereo con Piccinni che è in vantaggio, protegge palla su Longaretti e la scarica per Tanghetti. Ongaro, altra palla profonda per Adiansi, duello in mezzo a Santinelli che sbaglia il rinvio, fa ripartire ancora l'Albino Gandino. Adiansi cerca Rega, un lancio ottimo da parte di Adiansi, non perfetto invece il controllo di Rega. Allora Ongaro prova addirittura alla distanza siderale, palla lontanissima dalla porta, nessun pericolo per Genova. Longaretti, ottimo controllo, buono anche il filtrante nelle intenzioni, non nell'esecuzione, palla troppo profonda, non riesce Alloni a inseguire il pallone. Tanghetti, Piccinni, Albino Gandino che sta facendo la partita in questo inizio di secondo tempo, sta provando a chiuderla, ma Colognese che continua a reggere, a rimanere nel match, in contropiede, ha creato qualche grattacapo al team di casa. Ottima qui la lettura di Pellizzoli e poi si va dalla parte opposta a cercare Rega, vantaggio però netto da parte di Carissimi che non rischia e mette palla sopra. Altro duello stavolta tra Pellegrinelli e Alloni, lo vince il numero 5. Adesso serie di batti e ribatti, due squadre cercano subito la verticalizzazione, ragiona Adiansi, Piccinni e poi Benzoni che scambia bene, Pellizzoli si butta nello spazio mandato da Adiansi, buona la trama in uscita dall'Albino Gandino e poi il traversone dentro che non arriva, con Adiansi che va a proteggere su Daniele Serafini, ritardo nell'intervento da parte del numero 10 che si lamenta un po' col direttore di gara, ma fallo è parso evidente anche dalla nostra postazione quando il cronometro dice 10 e 6 di questo secondo tempo. Sempre 2-0, arriva il giallo anche per Serafini,
secondo ammonito della sfida ai due gialli estesi dal direttore di gara, entrambi nei confronti degli ospiti. Primo tempo, ammonito Lanzini in questo avvio di ripresa, ammonito Daniele Serafini. Ricordiamo, signor Younes Ghanim di Saronno è l'arbitro del match fin qui, arbitraggio impeccabile anche perché aiutato dai giocatori, episodi controversi non ce ne sono stati, direttore di gara che poi ripetiamo ha arbitrato in maniera fin qui impeccabile tenendo bene in mano la partita con tanto agonismo ma fortunatamente senza cattiveria da parte dei 22 in campo. Adesso però punizione sul pallone Piccini e Ongaro, difficile pensare a una conclusione direttamente verso la porta, vedremo però come gestirà il piazzato l'Albino Grandino. Ongaro tenta invece proprio il tiro in porta, ma è chiaro che la posizione era davvero proibitiva. Palla lontanissima dallo specchio difeso da Genova, stavolta nessun problema per il numero uno ospite che ha osservato il pallone terminare altissimo. Lanzini, pressato alto, controllo non perfetto e Genova rinvia, Serafini prolunga bene stavolta e la Colognese esce in maniera brillante da una situazione complicata. Rega lavora anche in fase in possesso e va a bloccare la ripartenza della Colognese in rimessa laterale. Rimessa non perfetta la parte di Carissimi, classe 2003, e quindi cambio con la rimessa che diventa per Albino Grandino. Prima però c'è la sostituzione, la prima della sfida per la Colognese, fuori Sirtoli, dentro Longhi. Cambio effettuato, nel frattempo si parlano i giocatori ospiti, soprattutto Santinelli dà indicazione ai giovani in maniera molto decisa. Cambio appunto effettuato con l'uscita di Sirtoli, è inciso poco il numero 8 quest'oggi, al suo posto dentro Longhi che va a completare il terzetto offensivo insieme a Longaretti e Minelli, terzetto che ripetiamo fino ad ora, e siamo quasi all'ora di gioco, non si è praticamente mai visto dalle parti di Tanghetti per adesso. Ordinaria amministrazione per il numero 1 dell'Albino Grandino, con la Colognese che invece ha subito due gol, ha rischiato anche il terzo tra le due reti su una punizione di Ansi terminata a un soffio dal palo, con Genova immobile costretto ad osservare il piazzato perfetto del numero 9 dell'Albino Grandino. Buon per gli ospiti che il pallone si è terminato a fil di palo. Adesso però attenzione al filtrante di Benzoni per Rega, offside di partenza del numero 11, ma altro buon taglio del numero 7 che certamente è cresciuto col passare dei minuti, come dalla parte opposta l'uomo d'esperienza Ferdinando Rega. Adesso punizione Colognese, Pellegrinelli va in cielo, Ongaro perfezione di disimpegno saltando secco Daniele Serafini, ancora una volta in ritardo il numero 10, fin qui opaco. E anche adesso in ritardo, è andato a commettere fallo Carrara, subito a cercare Rega, palla però troppo profonda, è bravo a mettere il corpo Lanzini tra l'avversario e il pallone a guadagnarsi il rinvio che adesso verrà effettuato da Genova. Lanzini a cercare uno scambio complicato, palloni e Carissimi, alla fine il possesso per l'Albino Grandino con Zenucchi che viene attaccato alle spalle proprio da Lanzini. Fallo evidente, calcio di punizione in favore dell'Albino Grandino. Quindici esatti in questo secondo tempo, sempre 2-0 l'Albino Grandino che sta gestendo bene il doppio vantaggio, sta gestendo il possesso con continuità, sta provando a premere a casa del terzo gol il team
di casa, Colognesi che prova a restare in partita e poi a ripartire, ha avuto un po' di situazioni interessanti, ma di fatto palle gol non ne ha create il team di Walter Martinelli, che settimana scorsa aveva rifilato tre reti alla Ora Seriate, certamente squadra di primo piano, confermando la propria qualità e le proprie ambizioni. Colognesi che però fino adesso, pur cercando di restare nel mezzo, attenzione qui a Longaretti con Tanghetti che si complica un po' la vita in fase di uscita, e con la Colognese che prova a calciare verso la porta, stavolta però è arrivata la conclusione degli ospiti, anche se per Tanghetti nessun problema. Dicevamo in precedenza, pur provando a stare in partita, pur provando a lottare, Colognese che sta faticando a trovare brillantezza in fase offensiva, brillantezza mostrata invece appunto nelle match di settimana scorsa. Ricordiamo che la Colognese fin qui ha raccolto due pari e due vittorie, perdendo soltanto con la capolista Valcalepio, ed è arrivata al terzo posto appaiata all'Ora Seriate al match odierno, certamente il match di cartello della sesta giornata nel girone C di promozione. Colognese che però fino adesso ha sbattuto contro il muro della Bino Gandino, che ha confermato quanto di buono ha mostrato fin qui in stagione il team di Roberto Radici. Pareggio all'esordio, poi tre vittorie consecutive e la sconfitta la settimana scorsa contro la Trezzanese, e oggi a Bino Gandino che è subito tornato in campo con determinazione per cercare il riscatto. Bino Gandino che in settimana mette qui, arriva attenzione anche il primo giallo per l'Albino Gandino, stavolta l'ammonito è Benzoni. Dicevamo Albino Gandino che aveva già riscattato la sconfitta di domenica passando il turno in settimana in Coppa Italia, eliminando ai rigori il Torre dei Roveri. Albino Gandino che oggi vuole ovviamente confermarsi per continuare ad inseguire il vertice, per continuare ad inseguire un campionato d'altissima classifica. Albino Colognese che invece è dalla parte opposta, già fuori in Coppa Lombardia, ha un solo obiettivo, quello del campionato. Rega filtrante per Zenucchi, tutto regolare, anzi no, ci ha pensato un attimo l'assistente, poi ha alzato la bandiera tra le proteste dei padroni di casa. Fuori gioco segnalato a Zenucchi, calcio di punizione colognese. Abbiamo parlato della vittoria contro il Torre dei Roveri in settimana per l'Albino Gandino, Torre dei Roveri che ha avuto un inizio di stagione molto molto negativo. Il Torre l'anno scorso aveva disputato un ottimo campionato col Casazza, aveva conteso il primo posto alla Falco arrivando a disputare i playoff di maggio. Quest'anno invece partenza complicata, soltanto 5 punti raccolti, e dopo aver perso anche in Coppa ieri nell'anticipo, ha perso 3-0 contro lo Zingonia Verdelino, certamente non brillante la viola del Torre Roveri. Zingonia che invece aveva stravinto in settimana 4-1 contro la Pagazzanese in Coppa, ha vinto ieri con il Torre dei Roveri, si rilancia nelle zone alte della classifica. Lo Zingone, l'abbiamo già detto, una tra le tante squadre ambiziose di questo campionato di promozione, molto molto interessante. Adesso l'Albino Gandino ad attaccare dalla corsia di sinistra, Ferdinando Rega uno contro uno con Carissimi, lo aspetta Rega, poi si appoggia bene alle spalle Ungaro, da lì può calciare, terzo tentativo del numero 10, terzo tentativo però sballato, se i due precedenti erano da distanza notevole, questo invece era una posizione migliore vicino all'area, ma ha colpito male il numero 10. La palla è terminata lontana da Genova, nessun problema per il numero 1 della Colognese, mentre adesso gli ospiti provano a tenere vivo il possesso. Longaretti si impegna fino alla fine, fa una gran cosa, anche se Piccini poi va a chiuderlo. L'ultimo tocco è del numero 3 della Bino Gandino, il calcio d'angolo è per la Colognese. Proteste qui di Piccini, voleva che il pallone venisse considerato ancora buono al direttore di gara. Attenzione adesso al traversone con Santinelli che non la tiene, direttore di gara che invece
aveva valutato il pallone oltre il fondo e adesso si ripartirà con la rimessa laterale dalla sinistra per Labino Gandino con sul pallone Pellegrinelli, poi Lancini bravo a resistere all'attacco di Rega, a tenere il possesso, buono l'appoggio per Alloni da parte di Minelli, ancora Minelli dentro l'area, Minelli e fa un grandissimo gol Minelli, Mancino all'incrocio dei pali, gol straordinario da parte del 2004 e la Colognese riapre la sfida. Arriva anche il cambio per la Colognese, fuori Serafini, dentro Rozzoni. E quindi un lampo all'improvviso della Colognese, la prima vera chance della partita. Ha fatto un gol straordinario Minelli, che si è costruito bene l'occasione e poi ha concluso in maniera fantastica, sinistro all'incrocio dei pali, e quindi Colognese che rientra nel match a pieno titolo 2-1. Vedremo come gestirà adesso la sfida l'Albino Gandino, con la Colognese ritornata a una sola distanza di svantaggio, e vedremo come invece cercherà di sfruttare l'onda del momento il team ospite per riequilibrare in maniera definitiva il punteggio. Martinelli che ha effettuato il secondo cambio togliendo Serafini, autore di una prestazione certamente non brillante. Mette qui Carrara libera in maniera non perfetta, ma lo stesso numero 4 a recuperare, andare a contenere in rimessa laterale Alloni. Diciamo Serafini, autore di una prova non brillante, sostituito in questo finale dentro le forze fresche del 2004 Rozzoni. A parte Albino Gandini invece fin qui ancora nessun cambio, soddisfatto evidentemente di quanto mostrato fino ad ora nei propri 11 mister Roberto Radici. Chiaro che il gol della Colognese ha rimesso in discussione una partita che fino ad ora Albino Gandini aveva comandato sullo 2-0 senza rischiare praticamente nulla. Adesso Benzoni nel traffico non passa, altro duello vinto però dagli ospiti. Rozzoni, controllo non perfetto, appoggio però invece efficace. Minelli, sempre lui, stavolta non perfetto. Il rinvio dal fondo sarà per l'Albino Gandino. È appunto Tanghetti, il numero uno, che ha preso l'eredità pesante di Bogazzi, ex porterone dell'Albino Gandino, tanti anni per lui in con questa maglia in estate, dopo la retrocessione, il passaggio alla Fiorente Colognola insieme ad altri tre ex Albino Gandino, un altro veterano del team albinese, Mauro Savoldelli, sempre per lui con questa maglia in carriera, il passaggio in estate alla Fiorente Colognola, e poi stessa sorte per Francesco Carrara e per Capelli, tutti e quattro dalla Albino Gandino alla Fiorente Colognola. Per quanto riguarda Carrara, Savoldelli e Bogazzi, ovviamente un cambiamento epocale dal momento che nella loro carriera avevano giocato soltanto con la maglia della Albino Gandino. È chiaro che poi in questo campionato si ritroveranno avversari in una sfida dai mille ricordi. Al momento Albino Gandino che ha 3 punti di vantaggio sulla Fiorente. Adesso Genova al rinvio, poi Tommaso Carrara superato, fallo subito da parte di Longaretti, punizione al Albino Gandino. Dobbiamo anche dire che Tanghetti ha fin qui risposto molto bene, buone prestazioni fino ad ora per il numero 1 del Albino Gandino, l'abbiamo detto, si tratta di un ritorno, lui che aveva già avuto un'esperienza in passato con questa maglia,
facendo proprio il vice di Bogazzi. Adesso 25-7 sul cronometro, 2-1 a Minorandino. Sul pallone Carrara, sventagliata per Benzoni, prende posizione numero 7 e poi controlla bene con l'esterno destro, raddoppiato Benzoni, gran velocità e buona tecnica per lui. Alla fine si guadagna la rimessa laterale che andrà a battere con le mani il classe 2005 Matteo Pellizzoli, il terzino destro del 4-3-3 disegnato da mister Roberto Radici. Pellizzoli ha cercato immediatamente la palla dentro l'area, non è poi riuscito a mantenerla sul terreno di gioco. La formazione di casa, può ripartire la Colognese. Pellegrinelli scala bene e mette fuori il terzino sinistro. Altra rimessa, altra incoronata di Pellegrinelli, stavolta però il numero 5 si è aiutato con le mani e quindi il calcio di punizione è in favore della Colognese, chiaramente l'inerzia del match dopo il gran gol di Minelli è cambiata. Adesso è la Colognese a spingere, a cercare di riequilibrare la sfida, e la Minorandino a contenere il forcing degli ospiti sul punteggio di 2-1. Dopo che in alcuni 10 minuti, quarto d'ora, ha sembrato la Minorandino a cercare di più, il fraseggio a caccia del 3-0 che avrebbe definitivamente chiuso la contesa. Adiansi prova la palla sopra immediata, non passa e con una gran giocata Minelli l'aveva anche tenuta sul terreno di gioco, certamente oltre al gol il più vivace dei suoi, il migliore, il numero 7 classe 2004. Tanghetti va a tenere il pallone sul terreno di gioco evitando il possibile corner, intervento in serenità senza alcuna pressione per Alessio Tanghetti che adesso si appresta al rinvio. Come sempre vi ricordiamo, oltre all'appuntamento domenica sera con le telecronache integrali sul canale 84 di Antenna 2 TV, ormai visibile in tutta la Lombardia e anche in alcune zone dell'Emilia Romagna e del Piemonte. Attenzione qui alla Colognese che spinge, anche se però non effettua la conclusione, ci prova adesso con Passoni e con Tanghetti che blocca. Appunto ancora al rinvio Tanghetti, siamo in precedenza, ricordiamo l'appuntamento oltre a telecronaca integrale su Antenna 2 TV anche la trasmissione del lunedì sera dalle 20:10, prima tutta di e poi tempi supplementari, prima il focus sulla sedi, poi tutte le categorie del nostro calcio, del calcio dilettantistico, dall'eccellenza alla seconda categoria, con tantissime immagini, tantissime interviste, commenti in studio agli ultimi risultati, alle classifiche, le ultime news. Tutto con la conduzione di Arnaldo Guadagni, con gli opinionisti, oltre al sottoscritto Paolo Piccinelli, con ospiti a rotazione. Settimana scorsa Pierangelo Luzzana, ex giocatore e attuale team manager della Prada Lunghese, per tutti gli appassionati ovviamente di calcio statistico, appuntamento quindi imperdibile con tempi supplementari, mentre ricordiamo anche che la domenica sera la telecronaca integrale alle 20:30 con le partite interne della Vertovese, con le sfide una volta al mese della Falco e poi con una partita a rotazione. Attenzione adesso Adiansi, Adiansi cerca di incunearsi, non ci riesce, chiude bene la Colognese che poi riparte immediatamente dalla parte opposta con Longhi, uno contro uno, Longhi cerca il traversone per Longaretti, palla che arriva sul secondo palo ma è tutto fermo, offside segnalato e punizione che sarà in favore della Minorandino. ...29:50 sul cronometro in questo secondo tempo, un quarto d'ora più recupero al termine della contesa tra
Albino Gandino e Colognese, match intenso con tanto agonismo, con tanta intensità e aperto ancora a qualsiasi possibile esito. Sono in arrivo tre cambi da parte dell'Albino Gandino. Vediamo chi cambierà. Mister Roberto Radici, primo ad uscire è Lorenzo Tenucchi, il classe 2003, al suo posto dentro Gelmi, poi fuori anche l'autore del primo gol Crotti e dentro Lizzola. E adesso vedremo qual sarà il terzo cambio. Fuori Matteo Pellizzoli, al suo posto dentro Sonzogni. Cambi effettuati quindi da Roberto Radici, tre cambi in contemporanea per il mister dell'Albino Gandino. Adesso Benzoni che va in rete e chiude probabilmente in maniera definitiva la contesa. Taglio da destra del numero 7 e Trivela in porta per il 3-1 Albino Gandino. Quindi un attimo dopo aver effettuato i tre cambi, Albino Gandino trova anche il 3-1 che probabilmente chiude in maniera definitiva la contesa. Albino Gandino cinico in questa situazione, mentre arriva anche il cambio per la Colognese con l'uscita di Carissimi e l'ingresso di Ferrari. Diciamo appunto dopo i tre cambi l'Albino Gandino ha trovato immediatamente il 3-1. Albino Gandino solido e cinico che sta certamente legittimando il doppio vantaggio. Colognese che ha ribattuto colpo su colpo, ma dietro ha pagato a caro prezzo di errori commessi e soprattutto davanti è riuscito a incidere soltanto con l'Eurogol di Minelli, non ha creato altre occasioni in questo finale. Quindi Albino Gandino che prova ad andare adesso sul velluto per cercare la vittoria e Colognese che dovrà adesso recuperare il doppio svantaggio. Un miracolo servirà nel finale per il team ospite che ha tolto Carissimi, un difensore, ha messo Ferrari, un attaccante, per rischiare il tutto per tutto. Carissimi ottiene una prova positiva, tolto ovviamente per esigenze tattiche il giovane classe 2003, mentre Ferrari, originario di Rovetta, ex Scanzo, mentre arriva il giallo per Ungaro. Diciamo appunto Ferrari ex Scanzo, primo anno alla Colognese, il giovane 2004 in campo in questo finale per cercare di riaprire la sfida. Mentre nel frattempo appunto un altro doppio cambio, uno per parte, il quarto per entrambi i mister. Albino Gandino toglie Adiansi al suo posto. Entrerà Lazzaretti. Nel frattempo attende Walter Martinelli per effettuare il proprio quarto cambio, di conseguenza quindi per ora soltanto il cambio da Albino Gandino, mentre ha avuto una chance importante qui la Colognese per aprire ancora la sfida.
E adesso arriva sì il quarto cambio. Fuori Alloni. E dentro Paleni. Alloni che si è mosso molto ma ha faticato ad incidere quest'oggi, come tutto il reparto d'attacco della Colognese in questo finale. Dentro Paleni, attenzione alla ripartenza dell'Albino Grandino con la Colognese che libera e prova a ripartire adesso sulla corsia di sinistra il team ospite. Con il fallo commesso in attacco e la punizione in favore dell'Albino Grandino. Ricordiamo anche i cambi effettuati da entrambe le squadre, perché sono arrivati tutti in rapida successione. Al 32esimo l'Albino Grandino ha tolto Pellizzoli insieme a Zenucchi, è l'autore del vantaggio Crotti. Al loro posto sono entrati Lizzola, Gelmi e Sonzoni, mentre l'ultimo cambio ha visto per l'uomo di Roberto Alici uscire a Dianci ed entrare Lazzaretti. Dianci, autore di una buona prova, ha sfiorato anche il gol con un calcio di punizione a fil di palo. Dianci certamente in grande forma in questo avvio di campionato, tanti gol, tante ottime prestazioni per lui, confermata la sua condizione anche quest'oggi nel finale. Dentro Lazzaretti, extra le altre della Falco e della Forza Costanza, in campo nell'ultimo spicchio di match, lui che è certamente un'alternativa di lusso per mister Roberto Radici, a confermare la bontà della rosa dell'Albino Grandino, che non ha solo qualità ma anche tante alternative importanti. Rega, uno contro due, Rega va via a sinistra, manda vuoto due giocatori, Rega fino in fondo, il traversone contenuto e poi alla fine la Colognese libera lontano. Chiaro che il 3-1 di Benzoni è stata una mazzata per gli ospiti. In questo finale devono cercare soprattutto di non accusare un passivo ancora più pesante, mentre per l'Albino Grandino sembra tutto adesso davvero facile. Dopo aver ricapitolato i cambi dell'Albino Grandino, ricapitoliamo anche quelli della Colognese, che dopo aver tolto Sirtoli per Longhi e aver tolto Serafini per Rozzoni, ha tolto anche Carissimi e Alloni, facendo entrare prima Ferrari e poi Paleni, classe 2004. Eccolo il quinto e l'ultimo cambio della Colognese. Fuori Lancini, dentro Panseri. E adesso rimessa laterale per i padroni di casa con il cronometro di 38-47, 3-1 per l'Albino Grandino dopo due gol realizzati nel primo tempo. Al 30esimo da Crotti, al 46esimo da Rega, aveva accorciato la Colognese con un grandissimo gol di Minelli, sinistro all'incrocio, ma l'Albino Grandino l'ha chiusa con Benzoni alla mezz'ora. L'Albino Grandino che ha concesso pochissimo, a parte il gol subito praticamente non ha mai calciato in porta la Colognese, e davanti ha colpito in maniera cinica. Adesso appunto nel finale dovrà semplicemente evitare sbavature, mentre qui scappa a grandi falcate Lazzaretti, contenuto però bene in rimessa da Panseri. Dalla parte opposta la Colognese ha provato a reggere l'urto, ha provato a rispondere colpo su colpo, ma dietro ha commesso troppe ingenuità la formazione di mister Walter Martinelli, e soprattutto davanti non è mai riuscita ad impensierire il muro dell'Albino Grandino. Ripetiamo, l'unica fiammata, il grandissimo gol di Minelli, probabilmente il migliore in campo dei suoi. Adesso Rega, fino in fondo, Rega trivela, palla però che ha oltrepassato la linea e quindi
anzi no, fuori gioco di partenza da parte di Rega, cambia la forma, non la sostanza, perché la punizione è per la Colognese che ha già messo palla sopra. Minelli, apertura in perfetta scala e chiude bene Sonzogni, il classe 2003, poi il rimpallo favorisce Benzoni, stavolta non salta l'uomo Benzoni, certamente autore di un'ottima prova al di là del gol realizzato, davvero molto molto positivo come a Diansi e Rega. Il terzetto avanzato nella Binogradino, anche quest'oggi si è confermato un terzetto di livello assoluto. Adesso ancora Benzoni, stavolta attaccato in maniera fallosa da parte di Rozzoni del Clash 2004, e quindi calcio di punizione Albino Gandino. Siamo entrati nell'ultima fetta della sfida, 4 minuti più recupero al termine di un match che vede l'Albino Gandino sopra i due gol. Albino Gandino che può tornare a vincere dopo la sconfitta rimediata domenica contro la Trezzanese, può tornare a raccogliere i 3 punti, sarebbe la 4ª vittoria delle prime 6 di campionato, a confermare insieme al passaggio in Coppa Lombardia le qualità del team di Roberto Radici, che continua a marciare veloce e vuole provare a recuperare subito l'eccellenza, a recuperare subito la categoria persa lo scorso anno. Chiaro che in questo momento però a comandare c'è il Valcalepio, in attesa di sapere il risultato odierno. Il Valcalepio che ha vinto tutte le prime 5 partite del campionato. Valcalepio anche lui retrocesso dall'eccellenza, tanti cambi per il team calepino, a cominciare dalla panchina dove è arrivato Alessio Del Piano, un ritorno era stato da Valcalepio in eccellenza e un innesto di livello offensivo. Valli che è andato ad affiancare da Lola per comporre una coppia d'attacco di livello assoluto per la promozione. Valcalepio che fin qui sta rispondendo alle attese, marciando spedito, ma ripetiamo, le contendenti questo girone C di promozione sono tante e sarà certamente interessante fino alla fine. Favorita principale nell'estate probabilmente era la Fiorente Colognola, che però ha già avuto diverse battute d'arresto, 2 sconfitte e 1 pari nelle prime 5 sfide. Adesso Colognese prova a non mollare fino alla fine. Passoni, buona apertura, buono anche l'aggancio da parte di Longhi. Cercano 1 contro 1 con Pellegrinelli, non si fa sorprendere poi il numero 5 che porta Longhi fino in fondo e alla fine si guadagna il rinvio. Il rinvio da parte di Tanghetti, incolpevole in occasione del gol subito, palla all'incrocio, non poteva davvero fare nulla, per il resto soltanto ordinaria amministrazione per lui. Dalla parte opposta invece Genova non è impeccabile, il vice di Flaccadori soprattutto in occasione del raddoppio di Rega si è fatto sorprendere respingendo a mano aperta in maniera imprecisa il cross di Benzoni, poi tradotto in rete senza difficoltà da Ferdinando Rega. Un gol 2 su 3 del terzetto offensivo della Binogradino. Ripetiamo, non ha segnato a Diansi, ma comunque ha fornito una ottima prestazione. E adesso riparte da destra il team di casa. Longhi si è appoggiato a Panseri, giro palla della Colognese che chiaramente sotto di 2 gol ha perso l'inerzia che è riuscita ad ottenere dopo il gol di Minelli. Dobbiamo dire che nella ripresa l'Albino Gandino era partito meglio degli ospiti a caccia del 3-0, in realtà però in ripartenza aveva trovato il 2-1 che aveva riaperto la sfida il team ospite, e poi sull'onda dell'entusiasmo stava spingendo a caccia del pari, ma la ripartenza letale in mezzo alla girandola dei cambi di Benzoni, il 3-1 alla mezz'ora.
del numero 7 dell'Albino Grandino ha chiuso ogni possibile discussione sul risultato. Da lì in poi Albino Grandino ordinaria amministrazione e la Colognese inevitabilmente ha perso la verve che aveva nei minuti precedenti. Rega attaccato alle spalle da Panseri, fallo commesso da parte del numero 15, punizione per l'Albino Grandino. Benzoni adesso a sinistra, lo chiude Panseri che poi però non riesce a perfezionare il disimpegno, palla direttamente in out, se ne sta andando il primo di recupero, non abbiamo visto l'extra time segnalato dai collaboratori dell'Albino Grandino, non abbiamo visto appunto quanto ha accordato il direttore di gara, ma a questo punto davvero il match è in ghiaccio per i padroni di casa, mentre per la Colognese si prospetta una battuta d'arresto dopo la vittoria importante di settimana scorsa contro la Seriate, seconda sconfitta in campionato per la Colognese dopo quella rimediata dalla capolista Val Calepio. Colognese che quindi si distacca dalle primissime posizioni in un campionato dove la graduatoria è cortissima, l'avete sentito in avvio di match, le ultime in classifica hanno 4 punti e sono di fatto, erano di fatto a meno 4 dalla terza, quindi tutte ravvicinate con il solo Val Calepio che è scappato davanti in attesa ovviamente, ripetiamo, di sapere quanto ha fatto oggi il team calepino. A proposito di addetti ai lavori presenti in tribuna, anche il team manager del Val Calepio che va a osservare le altre squadre del campionato, va a osservare soprattutto le rivali dirette quali sono Albino Grandino e Colognese, che adesso esce con Santinelli, palla profonda, Carrara ha recuperato alla grande dalla botta rimediata nel primo tempo, ha disputato un gran match, anche se qui il pallone profondo per Rega è troppo lungo e quindi il rinvio dal fondo sarà per la Colognese. Verga, Passoni, palla morbida da parte di Panseri a cercare Santinelli, poi subentra gran velocità Rozzoni, circolata da maglie gialle, riesce in un filtrante interessante per Santinelli, ovviamente per il centrale difensivo gli inserimenti in area avversaria non sono il piatto forte, qui ha sbagliato l'aggancio Tanghetti, le sue spalle ha raccolto comodamente il pallone, se ne sta andando anche il terzo di recupero, continua a far giocare il direttore di gara, il signor Ganin di Saronno, che ha arbitrato il match tenendolo bene in pugno, match dobbiamo dire però corretto tra le due squadre, tanto agonismo sì, tanto ritmo, ma anche correttezza tra i giocatori, falli cattivi non se ne sono visti, soltanto 3 gialli estratti dal direttore di gara, ma per falli da gioco senza mai cattiveria gratuita. Adesso Colognese che prova a spingere con Longhi, attaccato alle spalle da Pellegrinelli, secondo il direttore di gara in maniera fallosa, quindi punizione Colognese, prova a chiudere in avanti il team del direttore sportivo Epis e del mister Walter Martinelli. Passoni la mette direttamente verso la porta, Tanghetti va a recuperarla senza alcuna difficoltà, presa alta perfetta del numero 1 dell'Albino Grandino, che adesso senza alcuna fretta si appresta al rinvio e su questa azione arriva il triplice fischio del direttore di gara, l'Albino Grandino batte 3-1 la Colognese. Decino di gol realizzati da Crotti, Rega e Benzoni per i padroni di casa. Per gli ospiti, il gol della bandiera realizzato sotto l'incrocio con un gran mancino da Minelli. L'Albino Grandino torna a vincere, la Colognese accoglie una sconfitta dolorosa e quindi dal campo falco di Albino è tutto. Ringraziando Riccardo Ravez per le riprese, vi diamo appuntamento a domani sera con tempi supplementari, a domenica prossima con la sfida della Vertovese. Buona serata a tutti da parte di Stefano Savoldelli.